Dove posso trovare i pavimenti? Alla MVD. L'arredo bagno? Alla MVD. La rubinetteria? Certo, MVD. I sanitari? Ovvio, MVD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MVD. E una piscina per il relax? Sempre MVD. L'illuminazione? Ma certo, alla MVD. Ma allora? Andiamo all'MVD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni all'MVD. Arsenale delle Galeazze, priorità è la messa in sicurezza, incontro tra comune e parco, spazio anche per la valorizzazione di tipicità albane. 20.000 specie o quasi sotto il mare, il libro di Andrea Bonifazi, alla scoperta della ricchezza sopra e sotto il Mediterraneo. Diego Pizzoi, giovane pilota albano, sta andando forte, tra qualche settimana arriva l'ultima sfida stagionale per vincere il titolo italiano. Brevi dall'Elba, mangia un panino in spiaggia e rischia di morire soffocata. Rotary Club Elba, due borse di studio a studenti elbani. Ripristinato il lampione di Viale Teseo Tesei. Portoferraio, la strada di Via della Regina, chiede aiuto. Nei giorni scorsi il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini e il presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri si sono incontrati per i saluti istituzionali a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione comunale. L'incontro è servito anche per fare il punto su una delle questioni che hanno maggiormente animato la scorsa campagna elettorale, ovvero il progetto di ristrutturazione e recupero dell'ex arsenale delle Galeazze. Il sindaco Nocentini ha ribadito le intenzioni di rivedere le destinazioni finali dello storico edificio, lasciando spazio, oltre che alla divulgazione scientifica, anche a quella che da sempre è stata la caratteristica storica di questa struttura, che da arsenale si era, col passare dei secoli, trasformato nel mercato coperto della città, vero e proprio contenitore di tutte le sue tradizioni. Il presidente Sammuri a sua volta ha illustrato i particolari della ristrutturazione, chiarendo che ad oggi è stato progettato solo il recupero architettonico dell'edificio e che, fermo restando la destinazione principale dell'immobile a centro di interpretazione dei mammiferi marini del santuario Pelagos, deve essere predisposto il progetto di allestimento. È stato concordato che in sede di allestimento, dove il progetto di massima prevede uno spazio da destinare alla caffetteria e al bookshop, si potrà e convenientemente ampliare lo spazio in modo da includere la vendita ulteriore di prodotti per la valorizzazione delle tipicità elbane. Entrambi hanno convenuto però che la priorità in questo momento vada alle attività di recupero e di restauro architettonico per la messa in sicurezza dell'immobile, riservandosi di intervenire in seconda battuta, non prima del 2020, sul progetto di allestimento definitivo dell'ex arsenale. Il terzo incontro della rassegna letteraria Autore in Vantina, nell'omonima piazza capoliverese, è stato con Andrea Bonifazi, che ha presentato il suo 20.000 specie o quasi sotto il mare della Sperling Kuffler. E questo è il primo libro pubblicato da Bonifazi, divulgatore scientifico, dottore di ricerca in ecologia marina, creatore della pagina social Scienze Naturali.
vuol dar conto di un ambiente poco conosciuto, difficile da visitare, in cui vivono migliaia di specie, come ci ha spiegato l'autore, che abbiamo incontrato a Mar di Libri. Ad oggi abbiamo nel Mediterraneo censite circa 17.000 specie, però considerando le specie di nuova introduzione, le famose specie aliene, considerando le nuove specie, ci sono tante specie che ancora sono sconosciute alla scienza e ancora devono essere descritte, parlare di quasi 20.000 specie non è una cosa così assurda. E inoltre il Mediterraneo, paradossalmente, nonostante sia piccolissimo come volume e come ampiezza rispetto agli oceani di tutto il mondo, ha una biodiversità elevatissima, circa il 7,5% della biodiversità a livello faunistico di tutti i mari del mondo e addirittura intorno al 18% a livello floristico. Quindi è una diversità enorme concentrata in una, tra virgolette, pozzanghera, se rapportata agli oceani. Quindi questo libro serve anche a noi a farci conoscere, perché come appunto possiamo immaginare il mare, il profondo blu, a noi per lo più è sconosciuto, perché ci limitiamo magari a fare qualche immersione, ma se non siamo professionisti non possiamo godere e conoscere queste bellezze. Verissimo, io in questo libro cerco di far conoscere il profondo blu sicuramente, ma in realtà il fil rouge è quella che io definisco sbanalizzazione del banale, quindi in realtà cerco di far conoscere anche cose, specie, insomma, adattamenti, cose particolari che noi consideriamo banali perché magari le osserviamo tranquillamente con una passeggiata in spiaggia o guardando tra gli scogli o con una nuotata in maschera, ma magari non conosciamo certe specie, non conosciamo le particolarità, gli adattamenti, le curiosità che hanno certe specie che noi consideriamo invece banali. Quindi cerco di far scoprire sia ciò che ci è veramente ignoto, sia ciò che in realtà ci sembra comune e banale, ma in realtà ci è altrettanto ignoto. Pur non conoscendolo, però, come la nostra azione antropica è abbastanza incisiva sul Mediterraneo, sul mare. Sicuramente, sotto vari punti di vista. Sia ovviamente dal famoso, ormai che stiamo conoscendo tutti, il problema del cambiamento climatico, dove comunque in qualche modo la mano dell'uomo c'è per accelerare questo processo, sia sotto forma di varie tipologie di rifiuti che sono presenti nei mari, dai rifiuti in spiaggia, le microplastiche e così via, e le reti fantasma. Io cerco di toccare tutti questi argomenti, però diciamo nel libro cerco di mettere in evidenza le meraviglie del Mediterraneo parlando anche dei suoi problemi. Non è un testo catastrofista che parla dei problemi del Mediterraneo parlando anche delle meraviglie, no. Cerco di far vedere quanto è bello il Mare Nostrum, però ci sono dei problemi e sarebbe inutile e stupido forse nasconderli, quindi ovviamente mostro anche quelli. Quindi una conoscenza che noi possiamo avere per prendere consapevolezza di come poter rispettare questo elemento. Esatto, la consapevolezza è il basilare. Cerco sì proprio di far rendere conto di quanto sia prezioso questo mare, di quanto siano preziosi i vari ambienti che possiamo trovare, di quanto sia prezioso anche a livello sia di consapevolezza, ma a livello di curiosità, a livello didattico, anche semplicemente una passeggiata in spiaggia. In un capitolo l'ho dedicato proprio all'ambiente spiaggia, ed è l'unico capitolo in cui effettivamente ci sono gli esseri umani, perché tutto il resto del libro è solamente natura extra esseri umani. In quel capitolo invece cerco di raccontare ciò che c'è in spiaggia con gli occhi di un bambino, quindi cercando di mantenere la passione, la curiosità. Quindi sì, cerco di far prendere consapevolezza sotto vari punti di vista. Continuano le ottime prestazioni del giovane talento elbano Diego Pizzoi nel campionato italiano Enduro Under 23 e Senior. Il pilota, che è cresciuto con il motoclub Isola d'Elba, adesso gareggia con il motoclub fiorentino MAST. Diego, domenica 7 luglio, presso Villa Franca in Lunigiana, ha conquistato il secondo gradino del podio nella categoria 50, rimontando molte posizioni a causa di una caduta durante i primi chilometri di gara. «Sono soddisfatto del risultato, sono riuscito a prendermi il podio», commenta Diego. Un risultato efficace anche per la classifica del campionato, che al momento vede l'atleta isolano terzo assoluto, mentre nella competizione italiana di mini enduro si trova primo a pari punti con il secondo a una sola gara dal termine. L'obiettivo è continuare con questo ritmo e rimanere aggrappato alla vetta della classifica, conclude il novellino endurista Urbano. Mangia un panino in spiaggia e rischia di morire soffocata. È successo sabato 13 luglio sulla spiaggia della Paolina nel comune di Marciana. La chiamata al numero unico per le emergenze segnalava la crisi respiratoria di una donna di 73 anni.
Sul posto l'automedica del 118 e un'autoambulanza della Croce Rossa di Marina di Campo, i cui sanitari sottoponevano la donna alle manovre di disostruzione delle vie respiratorie. Nel frattempo la centrale operativa del 118 decideva di allertare anche l'elicottero Pegaso 3, che è atterrato all'aeroporto della Pila. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno trasportato intanto la paziente sulla strada dove attendeva l'ambulanza che l'ha portata all'aeroporto. Presa in consegna dai rianimatori del 118, la donna è stata trasportata in grave condizioni in codice rosso all'ospedale di Livorno. Anche quest'anno il Rotary Club Isola d'Elba ha partecipato attivamente alla consueta cerimonia di consegna dei diplomi di maturità organizzata dall'ISIS Foresi di Portoferraio. L'evento, presentato dalla dirigente scolastica Alessandra Rando, ha visto la partecipazione dei docenti, delle autorità, del personale ATA e di molti neomaturandi accompagnati dai genitori. Dopo una breve introduzione, la dirigente scolastica Alessandra Rando ha ceduto la parola al sindaco Tiziano Nocentini e all'assessore all'istruzione Lorenza Burelli, quindi ha chiamato i rappresentanti delle varie associazioni, enti ed aziende presenti per il conferimento delle borse di studio assegnate agli studenti che si sono distinti nell'anno scolastico. In particolare, il Rotary Club Isola d'Elba ha consegnato due borse di studio a Matteo Testa e Lorenzo Ballini, due studenti del liceo scientifico che hanno concluso in maniera egregia questa importante fase del loro percorso scolastico. Finalmente riparato il lampeggiante in uscita da Viale Teseo Tesei a Portoferraio. Serve per annunciare la prima rotonda in uscita della città per chi arriva a Portoferraio dai traghetti. In quel luogo ci sono stati molti incidenti anche ultimamente. La segnalazione con foto arriva da un nostro lettore. Ringrazio il consigliere comunale Roberto Manzi, scrive, appena segnalato ha risolto il problema in pochi giorni. Quel segnalatore era spento da anni. Portoferraio, questa è la condizione della strada in via della Regina. Speriamo che con la nuova amministrazione venga sistemata. Questo è il messaggio di un nostro lettore che ci scrive. Elba Press si rende disponibile a documentare tempi e modi dell'eventuale intervento riparatore.